Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Baldur's Gate 3. Non abbiamo fatto ancora nulla. Niente, ma abbiamo fatto anche tanto in realtà. Sì, considerando il personaggio. Tanta roba. Ma prego, direi di partire. Facci lei. Ispeziono? Sì. Allora, innanzitutto io devo cercare una veste nuova. Sì. È la mia priorità in questo gioco. Ecco, è consigliabile esplorare tutto, selezionare tutto, guardare qualsiasi cosa. Infatti adesso mi guardo un attimo a sinistra. Vivaio Salmastro. Guarda. Ok, io la spio. Spione. Com'è uno spione? Allora, narratore, questa è la pozza da cui è uscita quella cosa. No, non c'è bisogno di leggere, vedo anch'io. Ok. Perché... quando tu parli con qualcosa o con qualcuno, appare vicino al tuo avatar l'orecchio. Ok. Io lo clicco e vedo quello che stai vedendo tu. Ok. Se il dialogo non è privato. Mm-hmm. Posso anche, mi sa... esatto, vedi, posso suggerirti cosa dire, vedi? Bene, mi servirà perché essendo io una... no? Ecco. Vado. Ogni cosa, ogni abilità, indagare, altre prove, eccetera, si tira il dado. Tu hai il bonus intelligenza e il bonus indagare, quindi hai un più 5 di base e al più 5 poi si somma il risultato del dado. Ah, 5? Prego, tira, tira. Vado? Sì. Vado. Cliccalo però. Ah, devo cliccare il dado, scusa. Sì. Non ho capito. Successo! Okay. E vedi, classe... Già mi piace questo sopra, gioco. Sopra, c'è scritto classe difficoltà, vuol dire che per avere successo dovevi superare il 10. Bene. Prego, cioè, tanta roba. Continuo. Ancora col dado? Mi piace questa cosa. No. Slightest touch could cause it to crumble. Ecco, quindi se lo tocchi si sgretola, se non lo tocchi non succede niente. Prego. Io mi avvicino e lo tocco. Eccola. Mi devo fare affari mia. E niente. Vabbè. Non sapevo che ti faceva anche danno, però questo non lo sapevo. Questa è stata una brutta cosa, non si fa però. No, ma io l'avevo... Ah no, non mi ricordo se l'avevo avuto. Commenda. Aspetta, guardati la vita però, la vedi la vita sulla sinistra? Sì. Che adesso hai 5 punti vita su 8. Sì. Non va bene. Vabbè, prendo... Non va bene. Prendi niente. Le pozioni vanno conservate. Ma che cos'è? Ma dai, cioè una bevuta. Perché qua... Guarda, qua vicino c'è un punto di ristoro. Guarda, seguimi. Sì. È stato messo apposta, secondo me. Vieni, seguimi. Guarda, sto seguendo. Clicca qua, clicca su postazione di ristoro. Vai, clicca su. Bulbo Salmastro. No, postazione qua di su. Ristoro. Ecco. Un attimo, mi faccio a spippolare. Ecco, a posto. Oh, mi sento meglio. Va là, che roba. Guarda, qua c'è un Mind Flayer morto. Ho visto. Ha una perla, la prendo io. Lei è proprio un ladro. Non c'ha più niente. Quando vuoi sapere se in una stanza hai esplorato, cioè esplorato, hai visto tutto, come faccio? Tieni premuto Alt, e vedi che ti si evidenziano gli oggetti, sì. O i corpi, insomma. Se tu non l'hai toccato, c'è l'asterisco, altrimenti c'è scritto vuoto. Ok, perfetto, a posto. Ok. Qui c'è... non tutti sono usciti vivi. Vabbè, direi di proseguire, dai, che ne dici? Sì, andiamo. Andiamo. Dove vai, però? Di qua. Anzi, vai avanti te, dai. Aspetti. Vai avanti te. Vai, Ciccio, vai. Vai avanti. Dai una spinta qua, coda. Questo fa la coda che gli pesa, scusate.
Chiede pazienza. Aspetta, aspetta, qui c'è qualcosa. Prego, prego. Vai a vedere. Goblins, their habits and histories flash into your mind. Vai, trafuga il corpo, se si può. È impossibile raccogliere, troppo pesante. Leggi. Esamina. Oh, cos'è? A due di oro. Li vuoi l'oro? Se no lo prendo io. Registrazione di Lilith. Ilitid. Sì. Quella, ecco, ho detto io. Sembra spingersi oltre la vista e proiettare informazioni direttamente nella mente del lettore. E quindi? No, niente. Molti oggetti sono di lore. Quindi... Prende tutto. A me, ma questo non lo prende. Sì. Preso hai preso l'oro? Sì. Vergogna. Ma... era mio. Ma a me... Urna cerebrale, un attimo. Mi faccia spippolare questa. Tavoletta runica. Interessante, si può prendere? Magari, magari male, magari male. È composto da nervi e tendini. Raccogli, esamina. Diciamo la stessa cosa di quell'altra. Raccogli, troppo pesante? Ah no, scusa, ma quest'altra è veramente troppo pesante? No, l'ho presa io. Ah, ok. Ma detta no, troppo pesante. No, tu puoi raccogliere il corpo se vuoi. Ah, davvero? Anche vabbè, i ma corpi che ci si possono raccogliere. Non lo so, te lo porti in giro. No. Un attimo, mi sono seduto perché sono stanca. Dove sei? Qua, un attimo. Okay. Io raccolgo le tavolette, magari valgono qualcosa, poi le vendiamo. Sì. Facciamo i soldi. Ci servono i soldi. Vieni, vieni con me, ma ti faccio vedere. No, oh. Ma che fa? Va via. Aspetta. Ma cosa fa? No, mi lascia qui. Aspetta. Ritorno giù, aspetta. Ma io non so, mi lascia qui. Prego, salve. No, un attimo, che c'è un'altra tavoletta runica. Sì, l'ho presa io. Ah no, questa no. Aspetta. Prendo io. Allora. Andiamo via, abbiamo spippolato tutto? Vieni su, aspetta. Ecco, parla col morto qua, col tizio. Parla. E vieni di qua. Non si muove, scusatemi. Prego, parla col morto. Ma se è morto, come ci parlo? Parla, cioè è morto, sì. To save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Prego. Allora, con chi sto parlando? Un uomo o un cervello? Ecco questa domanda prima. Penso che sia troppo tardi per salvarti. Dimmi cosa devo fare. La tua voce è spaventata perché termina la conversazione. No. Dimmi cosa devo fare. Ma sei un uomo o un cervello? You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Scegli te, io non dico niente. Remove us from this body, from this case, free us, please. E niente, io sto cominciando a padroneggiare veramente i dadi, cioè non c'è niente da fare. Sì. Se tu vai su ogni caratteristica, vedi eventuali vantaggi che hai. Tiro. Capito? Col mouse. Sì, sì.
Scegli, ovviamente è consigliabile scegliere la risposta dove hai dei vantaggi, se no. Situazionale. Non so, non saprei. Siccome io ho paura di sbagliare. No, ma non c'è un sbaglio o non sbaglio. Il gioco si adatta, non ti preoccupare. Poi scegli quello che vuoi. Più uno da destrezza. Vantaggio o svantaggio, situazionale. Ah. Tu su medicina hai vantaggio? Dice situazionale, verde. Sì, quando hai vantaggio vuol dire che il gioco tira due dadi e tiene conto del risultato più alto. Vabbè, io vado su medicina. Oddio. Vado. Tira. Ha fatto 20, attenzione. Ormai ho padroneggiato. Quando fai 20, è successo critico. Vuol dire che in automatico passi. Dai. In qualsiasi situazione. Quando fai 1, invece, fallimento critico. Eccola. Vuol dire che fallisci in automatico. Perfetto. Ok. The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Vuol dire che il cervello risparmia la creatura, qualunque ferita potrebbe indebolirla. Ma... difficoltà 15, attenzione, vediamo. No, mi spiace, hai fallito. Ma che... ma guarda, dovevo lasciarlo lì, fallimento. Non ti appicciati i cervelli dell'altri, no? Ma che sta a fare, polpette? Io non lo so. Vabbè. Ah, se ne è andato. Io un po'. E quindi? Basta? Aspetta, scusami un attimo. Sì? Metti in pausa. Sì? Qui. Ecco. Hai fermato la registrazione? Sì. Ok. Purtroppo mi ha chiamato la mia collega. Oh, aspetta. Sei rimasta ferma lì? Sì. Ok. Rinomina come prima. Sì, già fatto io. Ok. Allora aspetta che faccio 2 di 1. Così. Ok.
ok, riprendiamo. Aspetta. Allora. Uno. Due. Tre. Rieccoci qua, perdonate, ma ho ricevuto una telefonata e vabbè, roba di lavoro. Ecco, succede, succede. Sì. Comunque. Diciamo, il cervello è andato via. È andato sì. via, è scappato, curioso, curioso come usa Dex, esamina. Questa è un'urna cerebrale, hai capito? Sì. Assurdo, assurdo, veramente assurdo. Questo è un acquario. Se, giusto per curiosità, se, se avevi successo, avevi il tuo animaletto. No, ma non lo posso più prendere. No. No, ma me lo potevi dire, ma, me lo potevi suggerire. No, io ti posso indirizzare in determinati frangenti, ma... Ma no, io volevo l'animaletto. Ma no, l'animaletto però solo per questo prologo, non per tutto il gioco. Vabbè, vabbè. Qua non c'è altro, direi che possiamo tornare giù. Sì. Sì. Il cervello si è dato. Sì. L'hai liberato senza ringraziare, se n'è andato. Se n'è andato, sì. Ok. Andiamo, andiamo. Eccolo il drago. Mamma mia. Oddio. Ah, questa è una dei personaggi. Sì, sì, esatto. This is your end. Non ti preoccupare che lo vedo anch'io, quello che vedi tu. Ok. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Squall. You are no thrall. Flacketh blesses me this day. Together we might survive. Allora, cosa ti ha fatto pensare che fossi uno schiavo? Chi sei tu? Infatti, ma chi sei, scusa? Anzitutto. Your only chance of survival. Ma sembra un po'. Questa è una tosta, Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Cosa ti fa pensare che sono schiavo? Per i vestiti, sono sicura. Dobbiamo cercare di capire dove ci troviamo. Cosa suggerisci? Ma dimmi, è stato il vestito? Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days we will be geish, mind flayers. Ci stiamo trasformando in Mind Flayer. Deve esserci qualcosa che possiamo fare. Dobbiamo cercare di capire dove ci troviamo. Mind Flayer sono quei poliponi. Sì, che hai sì, visto. Ho visto. Schifo, tipo Alien. Sì. We can do nothing until we escape. That must be our priority. Beh, però stai calma. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Molto risoluta, ragazza. Sì, sì, sì. Questi sono proprio brutti. Ma? Ok, il nostro primo scontro, dai. Ok, aspetta, preparati a combattere. I combattimenti si svolgono in round, in ciascuno dei quali ogni partecipante ha un turno per agire. Il gioco ferma il mondo attorno a te durante il combattimento, dandoti il tempo di pianificare le tue azioni. Vabbè, un po' come in Dragon Inquisition, tipo? Sì, tipo. Anche se molto più tattico, cioè... Vabbè, immagino, quindi... Ok. Quindi il pallino verde che vedi nell'interfaccia è l'azione.
usando azione. Il triangolino arancione, l'azione bonus. Ok. Come tipo saltare, un'azione bonus, intingere un'arma in un terreno infuocato, azione bonus, nascondersi è un'azione. Mm-hmm. Scattare per muoversi il doppio della nostra capacità è un'azione. Attaccare mm-hmm. è un'azione. Bere una pozione è un'azione bonus. Allora, a noi tocca. All'inizio di ogni combattimento, mm-hmm. diciamo, il computer tira i dadi iniziativa per capire chi parte per primo. E come vedi in alto, mm-hmm. noi tre sì. siamo legati perché abbiamo fatto probabilmente tutte e tre lo stesso tiro. E quindi partiamo prima noi. Abbiamo fatto meglio degli imp di questi diavoletti qua. Ok. Allora, se vuoi, posso partire io, ma puoi partire, puoi attaccare anche tu. Possiamo attaccare insieme, eh? Perché siamo... tutte e tre legati, vedi? In alto si vede. Ah, allora, aspetta però, se io voglio usare un trucchetto, clicco sul trucchetto prima e poi sul nemico. Ecco, per questo scontro si evita di usare slot incantesimo, ma usa trucchetti. Allora, aspetta, fammi provare, provo, eh? Provo. Prova. L'hai manca... Non l'hai... No, devi mirare proprio lui, Non hai mirato il missile terreno. Sì. Perché pensavo che prendevo comunque lui, capito? No, questo gioco è molto preciso e anche molto bastardo da questo punto di vista. Quindi se vuoi colpire il nemico devi proprio selezionarlo, devi essere sicura di averlo selezionato. Ma ho visto con la spada, sì. E niente, io pensavo che lo colpivo lo stesso. Quindi hai sprecato. E ho sprecato, ecco. Però puoi fare altro se vuoi, penso. Prova a vedere. A parte bere pozione che non ti serve. Però. Potrei fare. Intingere, ma. No, non c'è niente. Intingere cosa? Il bastone. Sì, un tingo un attimo. Lascio. Ma dove che non c'è il terreno infuocato? Allora, puoi spostarti se vuoi. Questo lo puoi fare. Io mi sposto, per esempio. Quando hai finito fai termina turno e basta. E te sei a posto. Però mi sa che l'Aezel, così si chiama la scorbutica, sì. mi sa che la comandi te, perché vedi che è attaccata a te. Vai sulla sinistra. Sì. A meno che... Ah, ma qua arriviamo... ce ne sta un altro. Ah, vedi, sì. Ok, dove? Chi? Qua ce ne sta un altro. Voglio vedere... Ah no, niente. No, vabbè, legata a te la comandi te a posto. Ma come a posto? No, ecco, ma tu per comandare l'Aizel seleziona sì. l'Aizel. No, così no, mi non ti devi avvicinare. E va a farlo. No. No, sulla impara a usare sulla sinistra, le vedi le figure, le nostre ecco, figure. Ecco, sì. Clicca sì. lì. Fatto. Lì. Ok. Però se con il tuo personaggio non devi fare più niente, fai termina turno. Ma mo sto con lei. Vabbè, no, arrivato da lui. Clicca il tuo personaggio. Faccio termina turno. Ok. Adesso sto con lei. Esatto. Cosa posso usare? Lei è una guerriera, mm-hmm. quindi lei combatte corpo a corpo. Ok. Sto guardando. Ti devi avvicinare e usare la spada. Sì. Chi becchi? Questo qua che vola su o qua l'altro? Che vola. Allora io becco l'altro. Direi che lo attacco normalmente, dai. Ok. Oh, l'ho seccato, hai visto? Mazzate. Basta, io non devo fare più niente. A me tocca però, no? No, se tu non devi fare... Tu se vuoi... Puoi anche mm-hmm. fare così, ma non credo gli fai danno, però se vuoi puoi farlo giusto per provare. Come azione bonus c'hai respinta, sicuramente ce l'hai. Sì, ce l'ho. Vai, usa così a caso. Contro di lui. Vai! Olè! Basta, a posto, vai, termina turno. Vai. Ok, adesso tocca a lui. Adesso tocca a noi. Ok, non ha preso. Mo l'ha presa però, sì. Vedi questo, guarda come si avvicinano, guarda come adesso
non l'ha presa. Fallimento critico vuol dire che ha fatto uno. Ok. Allora, io colpisco questo qua che ha uno di vita, così lo secchiamo. Ecco, a posto. Allora, e io ho fatto. Io colpisco questo qui a destra, questo qui proprio che sta davanti a me. Ok, usa con, i trucchetti, mi raccomando. Con un trucchetto, sì, sì, sì. E cerca di selezionarlo. Però, ecco, una cosa, tu vai sul nemico. Vai sul nemico, fai tasto destro e sì. Fai esamina. Esamina. Ti consiglio di farlo sempre. Ok. Ovviamente se non conosci i nemici, perché facendo esamina tu scopri quali sono le sue resistenze, i suoi privilegi. In questo caso non ha nessuna resistenza, quindi puoi usare il fuoco. Ok. Ma se era resistente al fuoco, dimezzava i danni, capito? Ok. Va bene. Allora uso il fuoco. Mi raccomando, cerca di prenderlo, grazie. devi apparire la vita. Se appare la vita del nemico, vuol dire che sei sopra. Aspetta, mi giro. Forse è meglio se mi giro. Ok. Colpo critico. Attenzione. La mia prima kill. Beh, direi che tu non puoi fare altro. No, mi sa. Termino. Allora fai termina. Però comandi Lightzel, eh? Ok. Quindi puoi smazzare. E mo lo smazzo da qua così, vai. Vai. Non va. Che è successo? No, cos'è successo? Che è successo? Ecco perché non andava. No, siamo usciti. Aspetta. Va a vedere. Ci pensiamo subito. Che era? Sì. Ti ho rinvitato. Ok. Si sei disconnesso. Ci sei? No, non c'ho proprio l'invito. Non hai... Ma no, io l'ho mandato. Aspetta. Riproviamo. Mandalo. No. Ma no, perché non mi fa? Ripristina? No. Dove sei? Nel menu principale? Sì. Aspetta. Facciamo così. Ok. No, allora nulla. Aspetta, perdonate, ma... Sono uscito. Tanto si può salvare anche in combattimento. No? Perfetto. Problema. Vediamo se dal menu riesco a invitarti. Dov'è la mia... Devo fare carica forse. Sì. Carica, vediamo. Ok. Ok. Adesso ti ho rimandato l'invito, eh. Ok, è arrivato. Sì. A posto. Ok, applica. Perfetto. Riprendiamo da dove. Vabbè, questo è comodo, dai. Almeno abbiamo visto cosa succede nel caso si disconnette. A chi toccava mo però? A te, a te. Me. Ma io non posso usare niente qua. No, Lightzel puoi manovrare. Clicca su Lightzel. Ah sì. Ah non, giusto, c'avevo lei. Non avevi fatto ancora niente. Eh no, perché non... per via della disconnessione non mi aveva dato il colpo. Ok, a posto. A posto. Okay. Un combattimento okay. Ah, io male. Posso... Al ponte di comando. Ok, aspetta un attimo che forse col fatto che sono uscito posso evocare un famiglio. Oh no, ma dai. Sì. Ma dai.
Che evochiamo? Io prendo tutto che poi vendiamo magari, no? No. Ecco. No. Sì, tu prendi tutto, prendi tutto. Disse. Prendi, prendi tutto. Intanto poi vedo quello che raccogli e me lo prendo io. Mazzo maledetto, io non lo so. No, aspetta un attimo, però tu hai raccolto... Però guarda magari quello che raccogli, soprattutto le armi, nel senso... O comunque dimmi quello che raccogli. Perché tipo, io voglio fare l'arciere, no? Mm-hmm. Tu hai raccolto una balestra leggera che fa 4-11 danni. Beh, ma l'ho presa allora io. Sì, ma me la prendo io. No, l'ho presa io, è mia. Scusa. No, è mia. Ecco. Allora, com'era per andare nel... Ti do l'arco, ecco. Com'era per andare nel menu? Tab. Oh. Ma ho già fatto io. Ah, mamma, le mortacci, stracci tua. Mi prendo anche i soldi. Guarda. Ecco, guarda, proprio veramente, Pessimo. Ah, aspetta. Da Lightzel prendiamogli... Ecco, le scorte me le prendo io. Ecco, i nostri compagni, mm-hmm, è meglio che tengano giusto l'essenziale. Sì. Non lasciamogli troppa roba, tanto a meno che non ci serve spazio. No, ma che ce fanno poi loro? A meno che non si tratta di vestiti, io non tocco niente. Ah, aspetta un attimo che... Ah, devi... Fai una cosa, vai sulla sinistra dove ci sono i nostri avatar. Mm-hmm. Vai in basso, fai... Attiva modalità di gruppo. Che okay. Sennò Lightzel non ti segue, ok? Ok. Così adesso se ti muovi lei ti segue, infatti, vedi. Ok. Inizia, hai raccolto tutto qua. Hai visto? Aspirapolvere proprio. Sì. ma qui mica se dorme, Ok, io prendo questo. Allora, se dovessi trovare un bastone, te lo passo. Mm-hmm. Schiavo morto. Oh, spada. Oro. Tunica semplice, forse è più bella della mia. Prova a vedere, non lo so. Prova a vedere. Vediamo. Guardo anch'io. Vediamo. No, è uguale alla mia. Cioè, ma dai. Ma tutte queste schifezze. Tieni la te, va. Poi si vende. Che io non lo so, questa veste è brutta. Vuoto. Ok, a posto, dai. Possiamo salire. Sali, Ciccio. Però qui c'è Geralt. Mm-hmm. Vai, sali. Andiamo su. Sembra un'astronave questa. Ma non l'hai vista nel filmato, un'astronave. Sì, sì, appunto dico, sembra. Vai, apri porta. Apri porta. Oh, adesso noi ce ne andiamo via da qua. Spingi. Ok. Ma cosa tocchi? Non lo so, ho toccato le console. Allora, analizziamo questi poveracci qua. Il tista sacrificato. Ah. Ma sì, sacrifichiamo tutti. Fatemi uscire. Aspetti un attimo. Un attimo che devo prima rubare cose. Lei non è la priorità. Un attimo, Ma quindi vuoi fare il malvagio, Mente oscura. Ho preso un cervello in un'urna. Ma che è successo? Ma non che è successo? Io ho innescato una. No, sono arrivati i cervellini. Guarda, li vedi là in alto? Li vedi? Ah, sarebbero questi? Li vedi. Però vedi, in questo caso tocca prima a me perché io ho fatto siede un tiro alto come iniziativa. Mm-hmm. Tu sei l'ultima. Va bene. Certo, vedi, ho fallito vedi prima. In alto l'ordine. Sì. Okay, sì. Okay. Allora, io farei così. Ci arrivo? Insomma. Ok. E il mio famiglio mi fa un bello scattone così e
Quello è il picciono, basta. Il picciono. Sì, il picciono. Ok, basta. Tocca loro. Mamma, me l'ha ammazzato. Te sta bene? Te sta bene perché non mi hai detto prima che io potevo prendere il famiglio, ti è. Ma no, ma il famiglio sono io, Ranger. Scusa. Allora, un attimo. Allora, mi facci fare. Sì, beh, fammi usare bene. Una cosa diversa. Dunque, ecco, la spada però fa più danni di tutto il resto, effettivamente. Sì, una guerriera. Colpisci i punti vitali di un bersaglio per farlo sanguinare. Ma questo è uno scontro irrisorio, non stare troppo a usare abilità particolari. Va bene? Va bene. No, no, guarda, è proprio... Ah, te lo dico, cioè. Parlano pure questi cretini, sì. Sì. Allora, dunque, aspetta, fammi vedere. Ma hai detto che per vedere si fa... Ok, esamina... Resistenze nessuna. Bene. Allora, stavolta però sempre un trucchetto, ma voglio usare un'altra cosa. Beh, però fuoco è quello che fa più danno. Nel dubbio, guarda che c'è scritto se consumi slot, C'è scritto, quindi faccia attenzione. No, ma io uso un trucchettino, uso sempre il fuoco. No, usa qualcos'altro. No, mi piace il fuoco a me. Vabbè. Dai, io ho fatto 8. Ok, io direi che posso terminare questo. Ok. Ok. Tocca a me. E niente, questo lo faccio fuori proprio... Tiè. Ok. Vai, io raccolgo. Non c'è niente. Vabbè, direi che possiamo andare là. Da questo poveraccio. Poveraccio. Prima spippolo qui. Ok. The console appears dormant. Cerca un pulsante o una leva. Colpiscilo. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Then you spy an empty socket. C'è il filo a mano. Colpiscilo. Nothing. The console remains dormant. Ma non è proprio un cretino sto pannello. E termino la conversazione. Posso parlare con uno che non parla. Andiamo da questo. Che dice? Chi è? We have no time for stragglers. Sì, ma dobbiamo salvarla. Cerca un meccanismo che potrebbe aprire il coperchio. È quello. Non c'è tempo, devo andarmene da qui. Darò un'occhiata in giro, deve esserci un modo per aprire questa cosa. C'è della magia all'opera qui. Ma di che tipo? Cosa? Me la rischio. Eccala. Ah no, aspetta, giusto. Mamma mia, meno male. Già mi ero pentita. Them drawing energy from the console near to the pod. Are you satisfied? We need to go. No, cerca un meccanismo che potrebbe aprire il coperchio, scusa. Non c'è tanto questa qua. Fammi vedere cosa riesco a fare. Un attimo, ciccia. Salvare la prigioniera. Può darsi che adesso. Può darsi che... Ecco, vediamo un po' adesso. The console appears dormant. Cerca un pulsante. Inserisci su un dispositivo i glifi che hai percepito dalle rune sigillanti della capsula. The console hums to life. Ok, metti la mano sul pannello di comando. Dai un'occhiata più da vicino al pannello di comando in funzione. No, metto la mano. Suddenly you feel a hideous squirming in your head.
Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Ordina la capsula di aprirsi. Ma... ottimo, direi. Ok. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Dai. Zang. Ah, non lo sapevo che si poteva fare anche senza chiave. Ah, perché tu l'avevi aperta con la chiave? Sì, c'è una chiave qua in giro. Mm. Vai, vai, parla. Sì, dica. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gith with you. You keep dangerous company. E l'agente pericoloso è proprio quello che serve in uno scontro. Hai dei problemi con i... l'hai sentito? I Git Yankee sono la razza di... Sì, sì, dei... quelli, di quelli della, lì. Della diva. L'hai della tipa, sì. L'hai sentito? Eravamo l'uno nella testa dell'altra. Vabbè, l'ha sentito. More that Gith have a problem with everyone else. But there's more important matters right now. Survival. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Ma se adesso viene lei con noi, se ne va quell'altra? No, no, il party è di 4 massimo. Ah, okay. Si aggiunge e basta. Però che ne so? Cioè, lei che particolarità ha lei? Cioè, come faccio a sceglierla? No, si aggiunge e basta. Ah, si aggiunge e basta. Sì. Va bene, andiamo allora. Io sono Dexter. Shadowheart. One moment. Cos'è quello? It's nothing. Trust me. No, no, mo devi dire. Questa è una bomba. È una bombetta? Mica me l'ha detto. Oh, ah, 65, okay. Che cos'è? È l'esperienza per aver liberato... Hai capito? Ti capì? Hai capito? Ah. E io stavolta va... No. Ecco. Un ragno, madonna. Il ragno porta guadagno? Sì, continuiamo a esplorare. Qui che c'è? No, qua ci vuole serratura chiusa. Chiuso. Mm. Dove sta la chiave? È di là. Però vedo che c'è una collana qui, ecco. No, dove vai? Di qua. Vieni qua. Seguitemi, ragazze, seguitemi. Da dove sono usciti sti cervelli qui a fritti? Sì. Chiave morta. Ecco, chiave d'oro. Oh, io, dai, qua. Ecco, subito. Perché è d'oro, prende lui. Vai, esplora la stanza, vai. Ah, ecco, questa la prendo io. A dazed woman is trapped inside the pod. Ok. She doesn't notice you. Non sembra accorgersi di me. Che dobbiamo fare? Dobbiamo liberarla? Pure questa? E chi lo sa? Metti la mano sul pannello. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod. Come di trasformarsi, no? Ma non è che mi sto a trasformare pure io? No. Ah. Qua ti fanno vedere il processo. Mamma mia, diventano bruttissimo.
questo è quello che dovrebbe capitare a noi, capito? Mamma mia, per carità. Perché abbiamo il parassita. Changer. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Aspetta, vediamo questa. Vedi, questo qua aveva la chiave per aprire il pannello dove c'era cuore scuro. Ah. Allora, un attimo. Vediamo un po'. Dice questo. The newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Non puoi fare niente, sei morto. No, basta. Beh, io vado ad aprire il bauletto, che ho preso la chiave. Quindici di oro, vai, prendo io. Calla. E basta, quindi? Sì. Possiamo proseguire? E l'onice. Ah, una cosa, apri il menu generale, con tab. Ok. Se tu vai... Io sono già piena. Sì, sì. Se vai su un oggetto che non ti interessa, che vuoi vendere, e fai il tasto destro, aggiungi la mercanzia. Okay. Se tu selezioni più oggetti così e fai aggiungi la mercanzia, dopo andiamo dal primo mercante, fai vendi mercanzia, in un colpo solo vendiamo tutto. Capito? Ok, ok. Le spade non ti interessano a te, no? Ah, ne ho già trovata una. Ok. Ah, cuore scuro le prendo, la pozione, ok, anche la pergamena. Le balestre ce l'hai, vero? La do a te. Sì, la balestra ce l'ho, a posto. Sì, puoi anche, sai quando devi selezionare più file su Windows? Puoi anche fare maiusc. Ah, ok. E fai, okay, fai la linea, capito? C'ho un arco corto. No, ti do questo, ce l'aveva cuore scuro, La pergamena. No, aspetta, non so. E come si si deseleziona? Tasto destro, così era rimuovi dalla mercanzia. Ah, ok. Allora, queste cose qua, tipo il bulbo del vuoto, il bulbo ghiodato. Quelle le puoi lanciare, appunto. Fanno un danno. Anello oscuro invece me lo posso mettere. Tipo? Sì, ma è roba decorativa. È roba. Ah, ok, niente, lo vendo. Ok. Mente oscura. Lo vendo. Perché ti sei? Mente oscura? Sì, è un. C'è scritto mente oscura. Hai preso il cervello. Sì. E invece le tavolette runiche? Boh, io adesso le ho messe nella mercanzia. Secondo me non servono più. Ok. Neanche questa mistica? Sì, perché quella era la chiave per liberare cuore scuro, ma l'hai liberata così, okay, con la magia, quindi a posto. Cioè. Non me la fa mettere, però. Ah no? Nelle cose da... No. Ah, è vero. Vabbè, allora niente, tienila, poi le cose che non servono quando sbloccheremo l'accampamento, che vabbè, basta superare il prologo e lo sblocchiamo, le mandiamo nella cassa, cassa quella infinita, così almeno la roba in più. Ok. Quindi? Quindi? Se va di là? Di qua? No, dove vai? Di qua? Dove vai? Della? Dove sono io? Sì, sto arrivando, sto a correre. Vai, vai avanti te. Aspetta che mi giro. Non mi trovo molto perché sto usando mouse e tastiera. Lo so, ma fidati che... No, dove stiamo? No, mi sa che ha sbagliato strada. Ma sì, da qua siamo arrivati, scusa. Ah sì, perdonami. Dall'altra parte. Mi sono confuso. Si è visto. Poi dice che so io, Anabba.
Mi scusi. Apriti. Ok. Oh. Cosa Mario cerebrale. Ah. Bello. Occhio, non camminare sul fuoco. Occhio. No, no. Sennò te bruci. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kane Yank. Queste stanno sempre a litigare. Mi sì, sa che... aspetta che salvo. Vabbè che poi anche il gioco salvo. Tu lo vedi quando salvo? Sì, sì, vedo. Sì, ok. Vai, avanza. Avanzo. Infatti... Vuoi davvero entrare nel ponte? Sì, ovvio. Ah, vedi questo? Chi è? Allora, adesso qua lo scopo non è sconfiggere il diavolone con le ali. Sì. Dobbiamo semplicemente avanzare e correre fino al pannello di comando. Prima di 15 turni, lo vedi a destra il contatore? Sì, ok. Sì. Quindi facciamo fuori le creature che ci si parano davanti velocemente. Ok. E avanziamo. Aspetta che adesso tocca a me tanto. Sì, allora, sì, tocca a te. Prendo questo. Ok, uno eliminato. Tocca poi a Lizer, quindi tocca a te. Sì. Ti stai manovrando tu gli altri compagni. Sì, sì. Così impari anche altre meccaniche. Per uno non l'hai ammazzato. Infatti, vabbè, termino turno. Sì. Tocca a lui. Poi tocca a quello. Tocca a me. Ecco. Adesso vi spiezzo in due. Dunque, aspetta, fammi vedere un attimo. Vabbè, ma questo gli manca pochissimo. Sì, dai. Uso, aspetta. Però mi devo girare, non vedo. No. Ma quello non usa slot incantesimo? Non mi ricordo. Sei sicura? No, non lo so, aspetta, fai vedere. Non mi ricordo, sinceramente. Esamina. Il fulmine mi pare che usava concentrazione e... Ah, già è vero, aspetta. No, okay. Qua puoi usare i trucchetti, te lo dico. Sì, il trucchetto. Sì, ma è questo. Ah vabbè, allora basta, niente. No, dove vai? È il trucchetto. Sì, ma stetta folgorante ti avvicini, te lo ricordi che è da mischia? Ah, è vero. Sto pure sul fuoco. Mi sta bruciando la coda. Mannaggia, non ho visto che era da mischia. Mi sta bruciando. Ormai sì. Puoi spegnere spostati il fuoco. Spostati magari. Se riesci, spostati un po'. Ma se hai altro movimento. Ecco. Vabbè. Okay. Vai. Vai, cuore. No, tocca. Sì, tu cuore scuro. E. Ma io con cuore scuro ti consiglio, guarda, di scattare e basta. Non scattare? Stare a attaccare, sì. Scatto dove? Avanti, dove ho portato il ragno.
Ah, va che con ragno posso attaccare. Ok. Ok. Ok, ok, basta. Basta. Ok, mo avanzo io. Vediamo se riesco ad ammazzare quello. Oh, a posto. Ok, e basta, più di così non mi posso... Adesso con tutti gli altri personaggi, mm-hmm. anche col tuo, scatta e andiamo avanti. Ok. Non combattiamo tizio. Movimento insufficiente, qua. Un po' più indietro, qua. My path be true. Ok. Ok. Tocca a me. Io so, sì. Morendo bruciacchiato. Ok, aspetta. Termino. Scatta in avanti. Ok. Need to find a way forward. Ok. Può fare lo stesso con cuore scuro. Poi. Sì. Vediamo. Oh. On the move. Olè. Meno male che si stanno a menà tra loro. Adesso scatto anch'io. Ok. Sì. Così. Vai. On the move. Ok. It's clear. Hurry before they strike. Ok. Andiamo avanti. Ok, qua ce ne sono altri tre. Tocca a me. No, ho sbagliato. Ok. Let's finish this. Tocca a cuore scuro. Ok. This ship hits the ground, we're dead. Mamma mia. Allora, io becco questo, vediamo se perfetto. Posto. Make way. Bisogna andare al pannello lì di comando. Lì. Sì. Non ci arrivo. Best be on my way. Forward, Istik, before more dragons come. On I go. No. Allora io faccio così. Ok, e passo. Ma tu dimmi che sarà che. Allora, avviciniamoci il più possibile. Vediamo se... No. Ancora di uccide più. La portata in mischia. Oh. Attenta che se tu ti muovi mentre sei minacciata, mm-hmm. dai l'attacco di opportunità al nemico, eh. Perfetto. Mm-hmm. Adesso comunque col primo personaggio no. possibile andiamo a sto pannello, eh? Sì. Prima che scada. Vai, allora. vai verso no semina ah no no ah, no ecco. Cioè ho perso il personaggio. Sei a terra morente. Così non sei morta.
devi superare 3 tiri salvezza su morte. Se li superi poi diventi stabile, se non li superi poi muori. Oppure un compagno può tirarti su. Però c'è questo qui. In questo caso tu puoi muovere cuore scuro, può tirarti su. Avvicinati a te stessa con cuore scuro e ti tiri su. No, posso proprio andare, sì. Ecco. Oh. Basta, però così, però cuore scuro non può fare altro. Va bene. Stay on my feet. Ah, devi dare e terminare il turno anche col tuo personaggio, mi sa. Ok. Ok. E no, col ragnetto io attacco questo. Mamma mia, e che ragno è? Ok, allora al prossimo giro allora prendo io i comandi, mi sa, perché tocca a me. Qua stanno arrivando anche i rinforzi dei diavoletti, quindi meglio darsela. Damose. Ok, vediamo se ci arrivo. Io scatto. Sì. Oh. Ok. The Helm's alien transponder. You've made it in time. Oh, adesso abbiamo finito il prologo, praticamente. Ah, questo è il prologo? Bene. Eh sì. Pensa un po' a tutto il resto della partita, che può essere. Cioè, sono morta una volta. Perché devi stare attenta se sei minacciata. Se sei nell'area di attacco del nemico, il nemico può attaccarti e farti male. La prossima volta attacco io. Tu puoi far lo stesso, anche. Sì. Dovevo attaccarlo prima perché mi sono passata davanti. Va, che belle immagini, va? Va, che roba, va? Mazza, quanto sono lunghi i chiarimenti. Un po', sì. Sono un po' stordito. Vabbè. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Ma c'è il dialogo privato, attenzione.
Cioè, tu vedi te e io vedo me. Other than the infection, you're more vabbè, less io faccio... No, io non vedo te. Eh no, tu vedi, esatto, questo pezzo si vede che è privato, capito? Ognuno vede il suo personaggio. Vabbè, controlla se sei ferito. Ah, oppure io ho scelto quello. Spiaggia devastata, è una devastazione totale, cioè... Giriamoci intorno, vediamo se... Qualcuno si è... Ah, ti ho visto girare. Controlla il tuo forziere di viaggiatore nell'accampamento per scoprire alcuni oggetti dei DLC unici. Ah sì? Mm-hmm. Ecco, quindi adesso abbiamo sbloccato l'accampamento, volendo. Quindi quello che non ti serve, che però vuoi tenere, o che comunque non si può vendere, se tu fai tasto destro, manda l'accampamento, te lo manda alla cassa. Ah. Che è l'accampamento. Tipo io però le scorte non conviene portarsele dietro, tanto le scorte da campo, quelle che servono per riposare, servono all'accampamento, perciò non me le porto dietro, sennò è peso in più. Ma per dire, la pergamena di individuazione è quella, non usarla. Se tu fai tasto destro, mm-hmm. mi sa che la puoi imparare. Prova a vedere. Fai tasto destro. No, lancia incantesimo, lascia oggetto, lancia. Allora forse personalizza, forse... aggiungi la mercanzia, manda all'accampamento. Ah, beh, tienila. Magari adesso è ancora presto, non lo so. Vabbè, ho fatto una prova, ho mandato all'accampamento una spada che poi comunque riprendo perché la voglio vendere. Mm-hmm. Era una prova. Prendo l'oro prima che se lo ruba al commenda. Maledetto. Ok. Adesso dobbiamo recuperare i compagni. Questo c'ha sto oggetto che non ci ha voluto di che era. Svegliala. Protenditi verso l'artefatto. Visto che lei non mi ha detto. Dai. Però non è carino. Ma chi se ne frega? Visto se... è pure. Vabbè, ma ti sei svegliata proprio adesso. Ma diamo una botta in testa. Niente. Controllavo se fossi viva. Volevo vedere se avessi qualcosa che valesse la pena prendere. No. I'm alive, yes. Thank you for the concern. Speaking of, how are we alive? E sapevo che tu potessi. Speravo che tu potessi saperlo, non ha importanza, ce l'abbiamo fatta. Remember the ship. I remember falling. Then nothing. Allora non ti ricordi niente, scusa. Hai qualche idea su dove siamo? Cos'è successo alla nostra amica Git? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Possiamo? Vuoi che restiamo insieme? Cos'è successo alla nostra amica Get? Giusto, sarà meglio muovermi allora, addio. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Vabbè, vuoi che restiamo insieme? We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Va bene, muoviamoci. No, qui le nostre strade si separano. Quindi io qui, volendo, potrei anche... Mandarla via. Ma c'è qualche altro personaggio che vale la pena prendere, anziché lei? No, ma noi volendo possiamo reclutarli tutti e poi tenere in squadra chi ci serve. Ah, ok. Già, quelli che non, anche che abbiamo reclutato, ma che non usiamo, stanno poi all'accampamento, capito? Ok, perfetto. One thing just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod
but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Ricordate, magari se ci hai investito. Siamo saliti di livello. Attenzione. Guarda, tu vai sul tuo avatar in basso e clicca su aumento di livello. Ok. Così sali. Avanzamento di livello, dai. Mago livello 2. E sempre con sta veste schifosa, però vabbè, la cambieremo. La cambieremo. La strada è lunga. Allora, adesso io non mi ricordo più cosa c'è, cosa ti appare. Anzi, salute aumentata. Non l'avevo fatto. Privilegi di classe. Però sempre sulla sinistra ti appaiono le cose che eventuali incantesimi, eccetera. Ho ottenuto due incantesimi. Credo. E volendo, se guardi in alto, vicino al, insomma, al simbolo del mago lì, sulla destra, c'è scritto aggiungi classe. Sì. Volendo, tu puoi fare un personaggio multiclasse, quindi, non so, mago guerriero, mago barbaro, però io non cioè, a me non piace, anche perché se vuoi pensare di massimizzare i danni, io non saprei indicarti il multiclasse migliore per quanto riguarda il ma mago. Io rimango così. Anch'io io voglio portare al massimo Ranger, così almeno vedo tutti i vari potenziamenti della classe Ranger. Tu lo stesso per il mago, secondo me è meglio. Poi allora, anch'io posso scegliere due incantesimi. Allora, scegli due incantesimi. Cosa posso scegliere, mo, però? Vedi tu, io non ti posso consigliare, perché non vedo neanche. Mi piace molto questo raggio di infermità. Tenta di avvelenare il bersaglio. Due turni. Due turni. Sì. Ah, però no, ha uno svantaggio. Sì. Io ho preso parlare con gli animali e marchio del cacciatore, così. Ma io mi prendo un trova famiglio, scusa, evoca un famiglio, uno spirito fatato che assume una forma animale a tua scelta, no? Come vuoi. Cioè, non è come il ragnetto che c'avevi te? Sì. Allora. Sì. Questo. Come vuoi. Questo aspetta. Ti cosa fa? Questa entità si sta nascondendo. Tiro con l'arco. Dai. Non può essere individuato a meno che non si avvicini troppo a un'altra creatura. Ok, io ho fatto. Sì. Ok. Protegge un alleato dagli attacchi e dai poteri di aberrazione celestiale, elementi folletti, immondi e non morti. Salto potenziato. Triplica la distanza di un salto. Il salto di una creatura. Boh, non so che mettere. Camuffare se stesso potrebbe servire. Io sa, come facciamo a saperlo? Io non l'ho mai usato nella mia partita. Ho messo quello. E poi devi anche far salire di livello cuore scuro, visto che la controlli te. Oh madonna. E mo? Ah beh, è tutto fatto. Cos'è tutto fatto? Ha fatto lei. Non devo mettere niente.
Come non sì, devi selezionare sulla sinistra qualcosa, probabilmente, poi non lo so, Ce l'ha tutti gli incantesimi. Lei cura, vedi? Allora, lei cura, ma in realtà si può anche renderla una curatrice migliore di quello che è. Poi quando sbloccheremo il personaggio che resetta le statistiche, volendo, si può creare un cuore scuro chierica curatrice. Curatrice massima, proprio potente. Proprio potente, potente. Sì. Poi non lo so. Se no, metti qualcosa e poi se vuoi ci penso io a livellarla. Però bisogna resettarla come personaggio, non so. Tanto l'importante è che pensiamo a noi, poi i nostri compagni servono però, E in squadra non so chi mettere, sinceramente. Beh, metterei sicuramente un guerriero o comunque un qualcuno che va di attacco in mischia. E io metterei Karlach, che vabbè, poi la incontreremo. Però ne rimane fuori uno. Perché il mago ci sei già, sei tu. Quello che scocca con l'arco ci sono già, sono io, che poi faccio anche lo scassinatore. Beh, io per il momento la lascio così. Però devi selezionare qualcosa. Ma è già tutto, cioè c'ha tutto lei, non devi fare niente, allora no. A posto, basta. Ok. Ok, avanziamo. Sì, un attimo. Tu cos'è che hai messo? Interdizione arcana? Commesso? Dove? Lì c'è scritto vicino al tuo avatar. Ogni volta che questa entità subisce danni, interdizione magica blocca una montata di danni pari alle sue cariche e le sue cariche sono ridotte di 1. Ogni volta che questa entità lancia un incantesimo di abiurazione, l'interdizione ottiene una montata di cariche pari al livello dell'incantesimo. Ah, ma tu hai scelto abiurazione come scuola? Non mi ricordo se... Dove lo vedi questa cosa? Io non ho scelto niente. Ma no, sì, dovevi vedere sulla sinistra, in alto. Mi pare che c'era la specializzazione, però non ne sono sicuro. Perché poi il mago potevi scegliere se diventare un mago evocatore, un mago invocatore, un negromante. Vabbè, quando faccio il prossimo livello posso scegliere ancora o no? Non lo so, non mi ricordo. Se no puoi resettare il personaggio e ti rifai meglio i livelli che hai fatto. Questo lo puoi fare. Per il momento... Vabbè, lasciamo così. Okay. Ah, una cosa, guarda qua. Sì. Vieni qua. Guarda, qua c'è una borsa. Devi cliccare con Alt. Con Alt vedi gli oggetti. Sì. Ok. Guarda, io la borsa la raccolgo, vedi, te la passo, che è una cosa molto utile. Apri l'inventario, ti faccio vedere. Sì. Ti ho passato, vedi, la borsa. Sì. Ecco, qui dentro mettici, che ne so, tutte le pergamene. Ah, ok. Così sono divise, capito? Mm-hmm. E non stai a impazzire... Capito. Ok. Perché puoi raccogliere le borse. Va bene. Anche tu ce l'hai, le pergamene. Cosa? Ah sì? Ah, sì. No, questa è pergamena della rinascita. No, io sto parlando di... pergamene quelle... Ah, tipo questa qua. Sì, no, ok. Indizione dei pensieri. Mm-hmm. Vabbè, okay, come vuoi.
A posto. Io colgo. Ricetta sbloccata, sospensione di acqua giunco. Perché sto raccogliendo roba qui. Mi sei attaccata come una gozza questa. Sì, perché la gestisci te. Se vuoi che la gestisco io, vai, vai, prenditela, prenditela. No. Mi sta attaccata come una gozza, lettera profumata. Però lo faccio da qui, guarda, ecco. Oh. Dovrebbe essere attaccata a me adesso. Sì. No, ma se vuoi comandare anche gli altri compagni per vedere un po' com'è, te li lascio a te, se no. No, no, io già mi controllo poco da sola. Pure la responsabilità degli altri. Vabbè, allora ci penso io. Dai, dai, questa è la prima run. Sto raccogliendo. Sto raccogliendo. Anch'io, anch'io, sì. Poi leggi. Che cos'è okay. Questo? Ah. I testi che raccogliamo, leggiamo solo quelli importanti inerenti a qualche missione, se no non finiamo più. Se stiamo a leggere ogni documento. Certo. Cioè... Non andare in giro da solo. Perché? Dove vai? Dove vai? Ma devo prendo tutto. Dove vai? Dove vai? Non andare troppo in giro, eh? Oh, devo prendere cose. Non andare troppo in giro. Guarda, te sei perso pure. Te sei perso pure l'oro, te sei perso. Ma io non sono ancora. Dove sei? Qua. Dove sei finita? Qui, dietro a te. Ma che puoi allontanarti tantissimo, io te lo dico. Cioè. Non ci sono limiti da questo punto, non ci sono barriere invisibili. Però è stanco, genere. È stanco morto, non cammina più. Cosa? Chi? Dove sei? Il mio personaggio. No, se vai in acqua è terreno difficile. Bagnato, certo. Vabbè, qua ho preso tutto. Aspetta. Ah sì, no, qua. Chi c'è? Allora, qua c'è una porta, però noi non la apriremo. Perché? Chi c'è perché dietro? È meglio non aprirla adesso. Vabbè. Meglio di no. C'è qualcosa di brutto? Allora, qui aspetta, andare troppo avanti. Se stai basso, fai nasconditi. Vai nasconditi. Ecco. Perché siamo così? Perché? Che perché successo? qui avanti c'è uno scontro obbligato. Capito? Se noi stiamo nascosti, eventuali scontri li possiamo anticipare. Capito? Infatti vedi più avanti, se ti muovi con la telecamera, lo vedi che c'è un divoracervelli. Oh, anzi, due ce ne sono. Più avanti di qua, guarda, più avanti di qua. Sì. Ecco, vedi la zona rossa? La zona rossa è quello dove loro vedono. Se tu entri nel loro campo, parte lo scontro. Ok. In più, dipende dallo scontro. Se tu sai già che vuoi attaccare qualcuno, tipo adesso è lo scontro obbligato. Se ci vedono, questi ci iniziano a combattere. Puoi anticipare. Se tu anticipi, il nemico rimane sorpreso e salta un turno. Ok. Capito? Aspetta che mi giro un attimo. Ok. Ti giri. Sì, c'ho un divoracervelli. Motto. Qua? Sì. No, è vuoto. Vabbè, io andrei in alto, perché colpire dall'alto è posizione... No, mi ha visto. Chi ha visto? Ha visto il ragnetto. Fermi. No. E niente, ci hanno visto. A posto. Vabbè. E io mi ero mossa piano piano, eh. Ero rimasta nelle retrovie. Pazienza. Ecco, qua se vuoi usagli gli incantesimi, perché questi... Anzi, sono in tre. Questi tre sono bastardi, Okay. E fanno molto male, io te lo dico. Allora... Perfetto, c'è un arco.
occhio e andiamo con un bel colpo così. Vai, colpo critico. Ottimo, tocca a me. Allora, con cuore scuro io userei trucchetto. Mancato, te pareva. Ok. E con ragnetto. Ah, ma non è evocato poi il famiglio? Eh? No. Termina turno te. Ok. Tocca a me? Sì. Sì, sì, tocca a te. Ok, allora io colpirei questo. È andato. E... ah, ok. Attenzione. No, ho ucciso un famiglio. Tocca a te. Tocca a me, tocca a me. Vai. Tocca a me, tocca a me. Vabbè, non esagerare, però, fa niente. Fa niente, fa niente. No. Ecco. Okay. Scusa, non... tu hai detto trova famiglio, giusto? Sì. E allora? Poi ce l'hai, evocalo. Ma non ce l'ho qua. Come non ce l'hai? Ma non ce l'ho. Mago. No. Vabbè, essere lì nelle abilità. Scusa. No, non ce l'ho. Ma sei detto che l'hai preso? L'ho preso, ma evidentemente boh, non l'ho preso forse. Ma non lo so, non lo sai tu. Vabbè, possiamo andare avanti adesso, no? Sì, sì, sì. Cos'è questo? Cos'è questo? Vasca nautiloide. Mi sa che non toccarla, non so. No, se... no, infatti. Ah, prendo io. Medaglione d'argento. Oh. Mio, tutto mio. Ah, anche qua, tutto mio. Ok. Allora, andiamo a raccogliere tutti i vari personaggi, va? Prima cosa. Tu non stai bene, però. No, in effetti mi sento un po' un attimo di mancamento, ma... questo l'hai già... figurate. Certo. Figurate. Cioè, o te sbagli. Allora, qua c'è Astarion da reclutare qui avanti. Parlaci te. Ah, pure questo anche... sei magnato. Tutto. Anche se prima magari c'è qualche cassa da aprire, infatti. Vai, questo lo scassino io. Vai, vai, tu sei ladro. Dove vai, dove vai? Non andare troppo avanti che poi parte... Paura, eh? Ok. Vai che ho aperto. Mio. Ma io puoi vedere... armatura leggera. Ma che bel mare comunque che c'è, posso dire? Hai visto? L'elmo. Ok, nascondi, perfetto. Aspetta, qua c'è roba, oh, raccogli tutto. Ma ci stavi te davanti, sono riuscito a passare. Vabbè, raccolgo io, basta. Ah, tutela generale. Il tuo gruppo ha trovato alcuni ingredienti alchemici. Radunano nello stesso inventario e usano alchimia per creare pozioni. Veleni, sì, di Sirene. Okay. Se premi H, e vai, estrai tutti gli ingredienti. Ok, puoi fare le pozioni. Poi. Ok, vabbè. Ok. Ah, vai avanti te, vai avanti te. Beh, prima mi dice che non devo andare. Adesso sì, adesso puoi andare. Dovrebbe essere qui. Da queste eccolo lì avanti. Aspetta che prendo una cosa. Parte. Sì, perché sto prendendo una cosa. Ricetta sbloccata. Cenere di balsamina. Questo è il balsamo, capito? Serve per lavarsi i capelli. Certo. Un attimo.
Ondo tu sei? Fammi girare che ti vedo. Ecco. Diga. I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Nessun problema, stai indietro, uccidilo da solo. Scusa, eh? I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Ma... E quindi cosa fai? Rotola via velocemente. Non fare nulla. Non rischio. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. Now, I saw you on the ship, didn't I? Nod. Ti ho visto sulla nave, non è così? Splendid. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. Ma non eravamo noi, cretino. Hai frainteso, mi hanno fatto prigioniero proprio come te. Di cosa diavolo stai parlando? Se mi lasci andare potrei dirtelo. Ecco. I'm not here for games, you little... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? È il verme della... ci ha messo in connessione. Io dico la verità. Ah, sussurra un trucchetto per bruciargli la mano. Beh, ci provo. Troppo. 14. Dai. Dai. I saw into your mind. They took you. Alleluia. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Scusi, accettate, probabilmente l'avrei fatto anch'io se i nostri ruoli fossero stati invertiti. Mi fa piacere che abbiamo chiarito i malintesi. Sarà bene che tu abbia qualcosa di meglio da offrire che delle semplici scuse. Vabbè, scusa, accettate. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Presentati, sei un balduriano anche tu. Digli il tuo nome e la tua storia. My, my. You've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Sì, che si mangiano i cervelli. ci stanno trasformando. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Controllare, dobbiamo liberarcene, dovresti venire con me, insieme abbiamo più possibilità di uscirne vivi, io devo andare, ma puoi rifugiarti nel mio accampamento. Dobbiamo liberarcene. Well, yes, of course. But first things first. Dovresti venire con me, insieme abbiamo più possibilità. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mind flayer ship and walk away seems like a good person to know. All right, I accept. Dai. Lead on.
Ecco, lui me lo sono tenuto. Aspetta, che visto che passo sotto di me, ok. Lui me lo sono tenuto per tutta l'avventura e praticamente faceva il ladro, scassinatore, eccetera. Ah, ecco, quindi è stato utile. Sì, molto, molto, poi diventa molto forte. Assario. Aspetta che lo faccio avanzare di livello. Sì. Un po'. Ok, a posto. Lì c'è una brutta zona, te lo dico, eh. Ok. Allora, ma poi sì, non c'è. Dov'è questo accampamento che vorrei curarmi? No, ma nell'accampamento per curarti devi riposare. Appunto, riposiamo. Vabbè, ma adesso aspetta un attimo. Non è ancora. Non è giunto il momento. No, poi per andare all'accampamento, comunque, basta fare così. Guarda, vai all'accampamento. Lì dove c'è il fuocherello, il falò, in basso a destra. Ah. Vai. Andiamo. Proviamo. Vai. Oh, già mi sento molto più rilassata, vedi? Ecco. Vedi, e qua si dispongono i nostri compagni e ogni tot ci dovremo parlare per far avanzare la nostra relazione con loro e sbloccare le varie fasi della loro missione. Ecco. Poi vedi, qua ci sono le nostre casse. Ah, bene. Non puoi usare. Ah, adesso no. No, questa è mia. Ah, no, quella verde è tua. Ah. C'ho 5 tinture del drago. Davvero? Allora, fa vedere. Oh, ma dove vai? Ma dove vai? Questa la do a lei. Questa la prendo io. Di grasso, ti ho dato qualcosina a me? Sì, questo aggiunge la mercanzia. No. Che no. Concludi? No, pensavo che si poteva fare a braccio, che ne so. No, lì con. Fai il riposo. Oddio, le scorte ce le abbiamo, ma le scorte almeno adesso. Poi, se stiamo come facciamo fino adesso, cioè se continuiamo a fare come abbiamo fatto fino adesso, di guardare tutto, il cibo lo troviamo facilmente. Raggiungiamo anche 1000 scorte tranquillamente. In quel caso lì, allora possiamo anche sprecarli i riposi lunghi. Ok, però per il momento, manda all'accampamento. Prima ti ho dato anche qualche pozione. Tu hai 9 pozioni, io ne ho 6. Le pozioni inutili lasciarle ai compagni. Dobbiamo tenercele noi. Ok, perché? Sì. Le pozioni dici non... Cioè, quelle di cura. Ma in generale, a loro lasciamogli giusto l'equipaggiamento base l'equipaggiamento e basta. Il resto ce lo teniamo noi. Vabbè, io direi che possiamo salutare. Sì. Ah, poi nella... Non so se da te... Ah sì, lo puoi fare. Guarda, se vai nel tuo inventario e vai dove c'è l'elmo. Sì. C'è scritto mostra elmo, giusto? Sì. Fai un click e così... l'elmo praticamente durante i dialoghi non si vede, capito? Non so se preferisci così. Io preferirei non vederlo durante i dialoghi. No, infatti nascondi elmo. Nascondi durante i dialoghi. Ma io adesso comunque non... No, non tu ce non l'ho. Ce l'hai, ok. Ma attivalo in via preventiva, quindi sei già a posto. Sì. A posto. Sono a 11, CA 11. Sì.
Va bene, ragazze e ragazzi, direi che per oggi concludiamo qui. È durato anche tantissimo questo episodio. Sì, ma ci sta, dai. Saranno tutti così, sicuramente. Che volete fare? Così, cose da fare sono tante. Durerà una vita questa serie. Va bene, ciao ciao. Ciao ciao.